Ciao ragazze, oggi nuovo video e questo sarà un video di dimostrazione e applicazione di due mascara. Una è di quello che mi avete visto nel video haul, ve lo lascio qui per chi non l'avesse visto, che è quello della Rimmel. E un altro, per non farvi vedere solo un mascara, ho deciso di farvi vedere anche l'applicazione del mascara di Debbie, che avevo già. Però visto che avevo fatto il video dell'applicazione su quelli dell'Essence e mi mancava ancora questo mascara da farvi vedere, ho fatto vabbè, li metto insieme così li paragono. E vabbè, poi mi sono finita di truccare, ma comunque nel video vedrete solo l'applicazione dei due mascara. Allora, il primo mascara appunto è quello di Rimmel, è quello nuovo, lo Scandalize Show Off Mascara, che ho preso da questo sapone e da questo applicatore normale all'inizio e finisce a palletta. E questo mascara dovrebbe essere dovrebbe dare volume, definizione e lunghezza. Poi vabbè, comunque lo vedrete all'opera, quindi adesso non vi dico niente. Mentre quest'altro appunto è quello di Debbie, che è il Volume Experience. Questo non mi ricordo dove l'ho preso sinceramente. Volume Experience, questo dovrebbe essere extra volume, extra black e extra ciglia. Allora, questo sono quello di Debbie 14 ml, mentre questo di Rimmel sono 12 ml. Mi pare che questo io l'ho preso in offerta con la matita anche a tipo, non mi ricordo, a 4 euro possibile, non me lo ricordo, mentre questo l'ho pagato 7,90 in offerta da Acquestapone. Niente, quindi io vi lascio all'applicazione, vedrete appunto tutte e due con delle foto, con un occhio truccato e l'altro no, e tutte e due vicini, così potrete farvi un'idea se vi interessa questo mascara. Io spero, sto mangiando i capelli, io spero che il video vi possa essere utile, fatemelo sapere naturalmente, vi mando un bacio grande e al prossimo video, ciao ciao. Allora, sull'occhio sinistro andremo a applicare lo Scandalize Show Off della Rimmel. Questo qui, e lo applichiamo sia sopra che sotto, così vediamo l'effetto. Allora, queste sono le mie ciglia naturali, avevo il mascara ma l'ho tolto, quindi non ho più niente, e lo vado a mettere. Ok, questo è l'occhio con il mascara, io spero si veda. Allora, questo mascara promette volume e lunghezza. Secondo me più che volume dà molta lunghezza, anche se comunque qui all'attaccatura delle ciglia un po' le va a infoltire. Dà un effetto molto pettinato, molto sistemato alle ciglia, ecco, non le lascia appiccicaticce, si distribuisce bene, cioè, almeno mi dà quell'idea, io spero si veda qualcosa. Vedete, le ciglia sono molto pettinate, molto portate verso l'alto, e la cosa che già vi ho detto anche in video acquisti che mi piace molto è che l'applicatore a palletta, quello verso proprio l'inizio, mi permette di applicarlo molto bene qui all'attaccatura dove sono un po' più corte e anche qui sotto senza sporcarmi troppo. Io personalmente preferisco gli applicatori, quelli normali, quelli non in silicone, questi sono in silicone credo, però questo comunque dà un bel effetto. Comunque adesso troverete una foto con l'occhio con il mascara applicato e l'occhio senza, così potrete vedere la differenza. E adesso passiamo ad applicare invece quello della Debbie per vedere la differenza. Ok, adesso sull'occhio destro, scusatemi per questo bel brufolo che ho al centro del naso, e sull'occhio destro invece, che è appunto senza mascara, vado ad applicare questo di Debbie, che è il Volume Experience, che dovrebbe dare più volume e ultra nero. E lo vado ad applicare e vediamo insieme la differenza con questo della Rimmel.
beh, innanzitutto mi sono sporcata, vabbè, passatemelo. Allora, vedete, quello che vi dicevo, questo è molto più nero in confronto a quello della Rimmel e dà più, più volume, secondo me. Nel senso, all'attaccatura delle ciglia, le ciglia sembrano essere più piene, però dà un aspetto meno ordinato. Io non so se si nota la differenza. Vedete, è molto più nero perché l'attaccatura, vedete come le fa belle nere, belle piene. Io spero si veda qualcosa, comunque poi troverete una foto, vi metterò una foto di quest'occhio con l'occhio senza niente e poi dei due occhi fotografati. E a me sinceramente non dispiace nessuno dei due, mi piacciono tutte e due. E quindi ecco, dipende un po' voi da cosa volete. Come applicazione trovo migliore l'applicazione dello Scandal Eyes, ma perché, ripeto, lo scovolino ha la parte a palletta che trovo più comoda, però come nero e come volume questo della Debbie secondo me ne dà molto di più, vedete. Però anche questa, la Rimmel, non è per niente male. Leggermente un effetto più naturale, ma neanche troppo, perché comunque le va a allungare molto. Come lunghezza diciamo che le portano tutte e due, però questo dà un effetto proprio più aperto all'occhio, più ciglia pettinate, tese verso l'alto, mentre questo le va magari un po' più ad appesantire. Niente, quindi fatemi sapere se questa dimostrazione vi può essere utile. Io vi mando un bacione al prossimo video. Ciao ciao!